Buongiorno Elena, dalla Germania, televiditalia.net, Corriere d'Italia. Un saluto ai nostri connazionali italiani in Germania e spero di potervi vedere. Grazie, un saluto a tutti ragazzi, seguitemi e sono con voi e voi siete con me. Irene, quando ti possiamo vedere in Germania, a Stoccarda? Quando mi invitate arrivo subito. Allora preparati che arriveranno gli inviti da noi. Irene. Ciao, grazie Irene. Buongiorno Irene, televiditalia.net, Angela Sio. Ciao, vedo ma Irene, sono qui. Vasco. Grazie Irene. Allora, praticamente Vasco è un mito, indubbiamente, quindi questo scontato anche su all'estero funziona. La tua voce è anche molto bella, veramente. Però parlando un po' di Irene Grande, questa canzone, no, che si parla sempre di Vasco, non pensi, e vorrei sapere anche da te se il concetto è stato come un salto a misura da te? Sì, è una canzone fatta su misura, ci è voluto del tempo prima che fosse confezionata, infatti, perché comunque il contatto con l'autore, per non nominarlo, è avvenuto già un po' di tempo fa, già l'anno scorso. La sensibilità di questo grande autore ha voluto che appunto non si volesse, diciamo, accontentare, come lui non si accontenta mai su se stesso, è molto molto riflessivo e pensante, e quindi ha aspettato il momento giusto e l'ispirazione giusta su una canzone che poteva descrivermi essenzialmente proprio per quella identità, perché credo di piacere a Vasco proprio per come sono veramente, e allora voleva una canzone che mi raccontasse come sono veramente.